siamo di nuovo insieme. Loro hanno continuato a lavorare alacremente, anche perché il piatto è bello, insomma, corposo e complicato. E allora vediamo a che punto siamo. Lì, ah, guardiamo Franca. Stiamo chiudendo i ravioli. Franca, scusami, Maria. Sì. Una fase cruciale. Allora, il ripieno è molto semplice. Sparmigiana e carne trita leggermente spadellata, saltata in padella. Il raviolone, lei ne ha scelti tre, sempre dispari, mi raccomando. E io invece, guarda, sto preparando con tanto zucchero, attenzione, perché diventa più buono, più dolce. Il pomodorino terra orti, quindi abbiamo fatto un mix veramente di tutto. Veramente eccellente, sale e pepe e siamo a posto. Allora però ragazzi, stop e cambio set, quindi via gli chef adesso, sono sempre così indisciplinati. Ciao Maria. Ciao. Forza, forza ragazzi, via. Sembra un mezzogiorno di fuoco. Ho fatto una bella base là, mi raccomando, non fa guai, perché... Nunzia. Ti ho fatto una bella base, non fare guai, è bellissimo. Radolata. Allora. La spadellata. Okay, cosa stai facendo, Maria? Io sto chiudendo i ravioli, adesso li caliamo, se l'acqua ha raggiunto il bollore. Ok, considera che hai ancora 6-7 minuti, Ce la facciamo, quindi Alessandro, vero che ce la facciamo? C'è tutto il tempo, sì, penso proprio di sì. Ma dica? Il basilico, sai, qui in Campania avete il basilico grande, voleva un po' più piccolo il basilico, quindi devo rifarlo un secondo. Perché sai, noi liguri di poche cose ci intendiamo, ma di basilico. Una... basilico! Che fanno? Cosa? Una foglia di basilico 25 fatta piatti. Tritata, piccola, così sembra tanto. No, ma perché poi loro sono generosi, capito? Poche cose sappiamo fare in Liguria, però una, giusto? Dove sta il basilico? Dove sta il basilico? È qui davanti. Beh, questa te la concedo, Sì, ecco, il basilico glielo possiamo concedere, quello sì, punto, però. Allora... Però è giusto tagliarlo a mano come ha fatto Alessandro. Così si fa, non si taglia col coltello, si ossida. Allora, vedi che sono preparata. Ma noi sappiamo anche non farlo ossidare. Ah sì? Sì, l'acqua è salata. L'acqua è salata? Hai risposto, bravo, non avresti dovuto rispondere. Eh no, perché... Si assaggia. Io voglio, insomma, a 100 gradi è difficile. Una tisanina? Allora, vediamo che si procede sia da una parte che dall'altra. I ravioli sono pronti. Invece qui come stiamo andando, ragazzi? Qui guarda, siamo in attesa del fusillo. Mi ha detto una frase meravigliosa, che secondo me è molto rappresentativa della cucina. Quel sale che ti punge un poco è bello, è davvero. Perché nel crumble abbiamo messo un pochettino di sale in più che punga un po'. Che stuzzica, la salivazione, ah, giusto. Hai capito? Bello, bello. Qua andiamo proprio nel tecnicismo. Questa è la poesia della cucina, assolutamente, davvero. Sì. Allora, dov'è il nostro Mario? Mario Carannante, che da solo si prepara le cose e poi le fa diventare. Eccomi, mi hai chiamato? Sì, ti ho chiamato. Senti Mario, allora, quindi abbiamo detto tutta la parte ittica oltre ai... Sì, la linea sale oro, che comprende una serie di prodotti ittici, insalate di mare, salmone marinato. Che vedremo tra l'altro. E poi c'è questa di tutto pronto. Sì, sì, e poi abbiamo una linea di verdure pronte, sia lesse, sia fritte, sia grigliate, proprio per dare la possibilità alle persone di poter spaziare con ricette elaborate senza dover fare il lavoro sporco. Il lavoro sporco lo facciamo noi. Il lavoro sporco lo fate voi. Senti, il sito, così perché potete voi distribuite in tutta Italia? Sì, 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 certo. Noi siamo presenti nelle principali catene della grande distribuzione. E comunque potete trovarci sui social, su internet, al nostro sito web www.famagastronomia.com. Abbiamo anche una pagina dedicata alla spalmigiana, ovviamente. Ovviamente, ci metteremo anche queste ricette in questa pagina. Assolutamente sì. Abbiamo un blog sul nostro sito web dove pubblichiamo ricette, consigli, quindi andate a vedere il nostro sito e seguiteci sui social. Sì, anche perché lui è simpaticissimo, lui è così, poi è anche un bravissimo golfista. Non è vero, la vera golfista è lei. Beh, una bella sfida, chi è peggio? Onestamente. Allora, vai un po' a spiare là in mezzo, vai Mario, vai a vedere. Andiamo dal lato dello chef campano qui. Io mi sono dimenticato di assaggiare la spalmigiana.
Però ce ne dovrebbe essere un po' aperta. Ma anche qua, cioè, l'ho aperta pure io, perché tanto chi se ne frega, ce ne abbiamo, quindi sì, apriamo. Ma è un passaggio grave, c'è un passaggio d'ancora e lui vuole fare prima di me. Hai mai notato? Guarda, guarda la forchetta. Noi chef giochiamo sempre con la forchetta. E tra tutti i sic e semisi e chiatte, come si dice da noi. Com'è? È buona. Torno bambino. Scusa, ma sei di Genova quindi tu? Perché? No. Ah, ok, no, no, no. Vuoi spiegargli un attimo questa cosa che hai creato di nuovo? Perché secondo me non l'ha capita bene. Vivi qua, ma guarda lui, buona, visto? Effettivamente mamma molto particolare. Questo si può anche finire con la forchetta. Mario, bravo, gira di qua, di là. Questa è veramente... È carina, eh? Okay, effettivamente perfetto. È carina. Allora, ragazzi, bravo, manca un minuto, eh? Scogliamo. Abbiamo finito. Va bene. Come avete finito già? Abbiamo finito. A lei alza da me, Mario, ma finito. Allora, facciamo completare il piatto, tra l'altro molto carino. Ah, volevo ringraziare, approfitto per ringraziare, vedi le nostre divise che sono bellissime? Sì. Workline, quindi io ringrazio davvero Workline perché sono delle persone splendide, sono sempre disponibili, sono venuti con noi anche in crociera e abbiamo portato con noi davvero questi meravigliosi grembiuli e queste giacche da chef, sono belle, vero? Bellissima. Poi guarda fai un giro su te stesso. Siamo quando vado in farmacia mi metto la giacca, bravo, capito? Così, lui è un farmacista. Sì, allora, sì, sì, no, ma anche da noi in azienda potrebbe essere una valida soluzione. No, perché poi vedi come sono belle attillate, sì, sono molto molto belle. Ragazzi, piatti sui banchi, su. Mancano allora 2 minuti e mezzo, dobbiamo andare a chiudere. Ok. Ta-dan. Bello. Bello, colorato. Oggi è sempre in ritardo comunque, mamma mia. Sì, nonostante tu gli abbia preparato tutta la mattina, base. Io arrivo qua alle 8:30, lui alle 9 ancora non fusilli si vede. Eppure sta sopra a dormire. Eppure, cioè, dorme qua, cioè, quindi... Bah. È assolutamente... I piatti, i piatti li porta in ritardo. E non lo so, guarda. Allora, nel frattempo noi cominciamo già a fornirci di forchette. Okay. Mario, tu sei chiaramente l'ultimo, perché così. Questo lo vuoi mettere? Vedi, suggerimenti dell'ultimo secondo. Che bello però, eh? Che è belli bello questi colorato piatti, tutti e due, veramente. Sì, i piatti sono molto belli, sono molto belli. E poi sono rappresentativi della loro terra. Beh, questi terra sono del Cilento in realtà, esatto, quindi un po' distante da qui, ma comunque sempre in terra campana. Allora, vieni a Mattia, perché siamo in ritardo. Tu devi perdonarmi perché io generalizzo la campagna, non puoi. Capito? La campagna è enorme. Allora, ma lui che voleva portarsi via il piatto senza che fosse completato. Cioè, guarda proprio. Guarda, ok, adesso vi portate. Guarda che bello. Vieni qua, dai, dai, dai. Vai. Allora, andiamo? Bellissimo. Ricordatevi che i fusilli sono stati cotti. Cotti? Mm. Cotti, spero, al punto giusto. Sì. Ma... Va bene. Buono, eh? Bene, l'idea ce la siamo fatta, un'idea difficile, ma ce la siamo fatta. Anche a me, grazie. Prego. Beh, allora ragazzi, prendere, abbiamo assaggiato. Allora, Mattia. Onestamente? Sì, per forza. Li trovo buonissimi entrambi, davvero buonissimi. E non è l'unica volta che ho veramente difficoltà fino ad ora a scegliere. Quel che è certo è che gli ingredienti di Maria sono degli ingredienti che permettono un po' più di errori, sì, perché sono ingredienti un po' più, come dire, un po' più ruffiani. E, mentre questo fusillo è, secondo me, è ben bilanciato, ha il limone che mi piace tantissimo in questo caso, col pomodoro, quindi anche se davvero grandi difficoltà, il mio voto va a Nunzia. Allora, io sono in netta difficoltà come Mattia, perché sono due piatti veramente ben riusciti. In più, lei aveva la difficoltà di dover stendere la pasta, di comunque abbinare tanti ingredienti che possono essere pesantucci, ma alla fine non risulta poi così pesante come piatto, quindi aveva questa difficoltà. Lei, dall'altro canto, invece, aveva la difficoltà di rendere degli ingredienti semplici e noti straordinari, e c'è riuscita. Quindi Nunzia, perché è riuscita con pochissimi ingredienti a rendere un piatto eccezionale, sono sapori nostrani, quindi mi ha conquistato. Allora, invece io ritengo, quello mi è piaciuto molto, la croccantezza. Il pane tostato l'ho fatto io, è normale. La freschezza
Hai sentito il basilico fine fine? Sì, il basilico fine fine proprio. La punta di limone che io non amo, perché io non amo il limone. No, ed era buonissima la cottura, perfetta, però apprezzo la capacità di riuscire a creare una pasta fresca in un momento di chiara difficoltà, sì, come questa, di essere riuscita comunque ad abbinare la parmigiana, che è un prodotto assolutamente nuovo, con la carne macinata, i piselli, insomma con la freschezza del momento. Quindi il mio voto invece va a Maria. Tutto per dire, Mario, mo so cavoli tuoi. Ecco, infatti. No, devi essere onesto, perché abbiamo messo, ci hanno sì, rimproverato da casa che non siamo onesti. No, assolutamente, io sarò imparziale, anche perché mi ritengo comunque vincitore. No? Certo, tu sicuramente hai vinto. Vai, dobbiamo chiudere. Devo dire, sotto l'aspetto tecnico, io do molto merito a questo piatto qui, perché l'ho trovato molto più difficile da preparare in così poco tempo. E quindi... complimenti, perché aveva molto le idee chiare, ha usato tanti ingredienti e farli diventare insieme, certo, una melodia come tante note non è facile, però anche per il caldo, tutto quello che hai preferito, ho preferito quello, questo, perché l'ho trovato estivo e poi non mi aspettavo un risultato del genere dalle alici marinate. Hai visto? Perché... è stata molto molto brava. Sì. Allora, però nulla è fatto, nulla è detto, anche perché nelle puntate precedenti abbiamo visto che chi aveva perso la prima puntata poi ha vinto e stravinto nella seconda. Quindi tutto è ancora da vedere, tutto è ancora da discutere. Sei d'accordo col giudizio? D'accordissimo. Non avrebbe potuto dire diverso. Erano annuncia, sei contenta? Buonissima. Sei contenta. E allora, appuntamento domani, sempre con i miei baldi giovani, Mattia e... No, Mattia era di là di solito. Alessandro e Mattia, grazie. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a te, grazie. A domani. Ciao. Ciao. Questa trasmissione è stata presentata da... Terra Orti, il meglio dell'ortofrutta italiana.